building peace is creating peace in the mind. Because our minds have been stuffed with paradigms of war. We've been pitted against nature in a war against nature. Credo che il primo posto da cui cominciare, da cui partire per costruire la pace e creare e costruire la pace nella nostra stessa mente. Perché noi ci siamo sentiti inzeppare la mente di paradigmi di guerra. Una guerra contro la natura stessa, tutta quanta l'economia di mercato, con il suo doppio binario, competizione, concorrenza e consumismo, non fa altro che mettere ciascun individuo, ciascuno di noi contro l'altro in una guerra economica. Penso che noi di questi paradigmi ci dobbiamo disfare. You mentioned in your opening remarks that there isn't a crisis, there are crises. And they're all interrelated, and they're related through that war-creating, war-like paradigm through which we look at the world, we inhabit the world, and we try and defend ourselves in the world when things go wrong. Proprio da questo paradigma che crea, che genera guerra esso stesso, ed è questo paradigma attraverso cui noi guardiamo il mondo, sulla cui base noi abitiamo il mondo, e con il quale cerchiamo di difenderci addirittura dal mondo quando le cose vanno male. And war and conflict and violence emerge in unpredictable ways, in unpredictable places. My involvement in agriculture has a very strange beginning. It has the beginnings and the rise of terrorism in Punjab. Where Punjab with the Green Revolution, which is chemical agriculture, industrial farming was first applied in the 60s, was supposed to be a land of prosperity. It got a Nobel Peace Prize. And yet in 84, it was at the heart of conflict. Indira Gandhi, the Prime Minister, that I had to send the army to control the extremism. And because her tanks went into the Golden Temple, the Sikhs, whose sacred shrine it was, were of course very, very violated and they assassinated. But I decided then to understand an agriculture which was supposed to be about peace but has created war. Io mi sono dato tanto da fare, ho lavorato tanto nell'ambito dell'agricoltura, ma in realtà questo mio impegno è iniziato in un modo molto strano, imprevedibile per l'appunto, cioè in coincidenza con l'ascesa del terrorismo nel Punjab. Punjab, una regione che doveva essere proprio la portabandiera della rivoluzione verde, lo è stata negli anni 60. Con l'ingresso massiccio della chimica in agricoltura, ci si aspettava che Punjab diventasse veramente la terra della cuccagna, il paese della cuccagna, la terra della prosperità, persino ha ricevuto un Nobel per la pace. E tuttavia tutto il movimento che ha circondato questo sviluppo nell'84, proprio nel cuore dei conflitti, ha spinto Indira Gandhi, allora primo ministro indiano, a spedire le forze armate in Punjab per controllare i movimenti estremisti. I carri armati di Indira sono penetrati nel Tempio d'Oro, che era il sacro tempio dei Sikh, e per vendetta costoro l'hanno assassinato. Quindi vedete come è strano, dall'agricoltura, che si pensa dovrebbe essere una sfera, come dire, per sua natura dedita alla pace, siamo arrivati alla guerra. First level at this which agriculture has become war is the fact that the ingredients, whether it be the pesticides or the fertilizers, and now genetic engineering, which is done with a gene gun, they use that term, they shoot genes with a gene gun, these were all part of the war arsenal. And when that couldn't be sold anymore for more wars, they put it out to agriculture. And it continues to kill. Bhopal is an example. The 250,000 Indian farmers have committed suicide because of debt, because of GM seeds and pesticides. On another aspect of this silent war that isn't named war, but it still has behind it weapons of mass destruction. It's just that we don't learn how to see them. Dunque l'agricoltura si trasforma in guerra, può succedere anche questo. A un primo livello succede con
l'introduzione massiccia di ingredienti come pesticidi, fertilizzanti e anche l'ingegneria genetica, che si è scelta persino diciamo degli strumenti ai quali dà dei nomi molto, così, molto marziali. Si parla di fucile o cannone dei geni, si sparano i geni o si spara i geni, pensate. Tutto questo fa parte di un arsenale di guerra che a un certo punto non ha più potuto essere venduto per scopi bellici e quindi è stato dirottato sull'agricoltura e continua a uccidere perché gli effetti sono di lungo periodo. Noi ricordiamo adesso 250.000 agricoltori, ricordiamo Bhopal, ricordiamo i 250.000 agricoltori che si sono suicidati a causa, diciamo, del fatto che i loro terreni erano stati resi completamente improduttivi da questo massiccio inserimento di sostanze chimiche. Questo non solo che un aspetto di una guerra silenziosa, di una guerra che non si chiama guerra, non viene apertamente chiamata guerra, così come queste armi sono in se stesse delle armi di distruzione di massa, soltanto che nessuno ci insegna a capirlo e a chiamarle così.